Parliamo questa sera di vino e quindi entriamo di più nel tema che vuole affrontare la nostra trasmissione. Nelle prime due puntate abbiamo affrontato più un sistema che ha creato o che crea difficoltà, adesso parliamo proprio di burocrazia nel senso vero del termine. Parlare di vino in Toscana sarebbe una cosa fantastica se se ne potesse parlare soltanto con riferimento alle eccellenze. Abbiamo una concentrazione di DOCG, di DOC di altissima qualità, conosciuti in Italia ma soprattutto apprezzati anche all'estero, ma in qualche maniera questo ambiente, questo settore viene spesso dimenticato e tocca agli imprenditori e alle persone che operano nel settore specifico cercare di tenerlo alto e di portarlo sempre avanti. Eppure il paesaggio toscano è ricordato, è ammirato e conosciuto proprio per i vigneti che in qualche modo addolciscono tutte le colline, che cambiano colore durante le stagioni e che rendono questo territorio particolarmente amato ai turisti. Ebbene, se vi dicessi che in questi mesi soprattutto molti imprenditori nel vitivinicolo hanno sostenuto con forza che quasi la siccità è stato un danno minore rispetto a quello che la burocrazia è riuscita a creare, noi siamo andati a sentire proprio loro. Abbiamo avuto un po' di difficoltà ad avere qui presenti dei rappresentanti, questo perché mi è stato detto da molti di loro che il carattere degli imprenditori in campo agricolo li tiene un po' lontani da quelle che sono le telecamere o comunque la comunicazione, ma tutti, e garantisco veramente tutti, hanno lamentato il carico della burocrazia e le dimenticanze che spesso le normative hanno nei confronti proprio di questo settore importante. Parleremo di burocrazia e parleremo anche del problema degli ungulati, che è un problema che ha toccato soprattutto in questa stagione tantissimi imprenditori. Ringrazio quindi, proprio perché hanno rotto in qualche modo la timidezza dei loro compagni di attività, Stefano Cinelli Colombini, che è il dominus della fattoria dei Barbi di Montalcino, e Massimiliano Biagi, amministratore tecnico di Brolio. Sentiamo innanzitutto, Massimiliano, cominciamo da te. Okay. Questa burocrazia è veramente quasi peggio della siccità che c'è stata in questa stagione? Insomma, ci crea grossi problemi, dipende un po' anche sotto quell'aspetto, ma se ci rivolgiamo ad esempio al problema che abbiamo avuto quest'anno, come stavi dicendo, un'annata molto siccitosa, molto difficile, abbiamo avuto le gelate primaverili, poi la siccità, e ci mettiamo poi il problema degli ungulati, visto che prima ne hai dato un accenno, è molto difficile gestire un'azienda e cercare di fare il meglio senza dispendio di energie e di tempo. Quindi sì, sta diventando un problema. Fare l'agricoltore non è così semplice. C'è stato anche il problema della gestione dei vini, del registro telematico, sì. Prima solo telematico, poi invece è stato richiesto incredibilmente anche in formato cartaceo, sì. Poi però ci hanno ripensato, hanno detto esatto, l'ha fatto telematico, va sì. Bene. Molto complicato, un sistema, il SIAN, che sì. Insomma è il sistema telematico per la registrazione della movimentazione dei vini, dei mosti e quant'altro, è veramente complicato, non me ne occupo io direttamente, sono sincero, però
i miei collaboratori che se ne occupano stanno durando molta fatica per poterlo mettere in pratica e gestirlo con serenità, perché poi insomma non ci possiamo permettere di sbagliare nell'inserimento dei dati, perché poi diciamo che non si torna indietro nel momento in cui è stato inserito un dato. Però su questo aspetto io non sono ancora, non me ne sto occupando, ripeto, su questo so che è un grande problema nella gestione, vedremo insomma. Stiamo... Perché non si è conclusa la faccenda? No, noi abbiamo praticamente un ufficio tecnico che ci cura, ci gestisce, ci sta istruendo sulla gestione di questo registro, quindi veramente difficile. Stefano, anche tu ci confermi che la vita dell'imprenditore agricolo... In effetti è un vero problema, il SIAN è una cosa che ci sta veramente creando problemi, perché a distanza di un anno da quando è partito ancora ha dei buchi, non funziona perfettamente e non è pensabile mettere in funzione un programma che deve gestire l'intero mondo del vino prima che sia perfetto, e invece questo è ciò che è accaduto. E questo purtroppo è una costante di tantissimi adempimenti che riguardano il vino. Noi mettiamo il problema dell'OCM, cioè dei finanziamenti per promuovere il vino all'estero, che sono fondi europei che gli altri paesi stanno utilizzando già dall'inizio dell'anno. Noi potremo cominciare a utilizzare questi fondi fra un mese, se va bene. E questo è folle. Praticamente tutti gli eventi che si sono svolti in Oriente, tutte le fiere dalla primavera, dell'estate, sono state fatte senza i consorzi toscani, senza i nostri vini, quelli italiani, non solo quelli toscani, perché semplicemente la pratica era ferma al Ministero. Ed è rimasta bloccata al Ministero, con la Regione pronta a stanziare, è rimasta bloccata al Ministero fino a venerdì scorso, cioè una cosa inammissibile. Nessun paese europeo ha cose del genere. Però per noi sono la normalità. E questo però ci penalizza dal punto di vista dell'esportazione, tant'è che dopo 15 anni... No, anche saranno più o meno 30 anni che i vini italiani aumentano rispetto ai vini francesi su ogni mercato del mondo. Questi primi 6 mesi, per la prima volta da 30 anni, i vini italiani sono in fase statica o in arretramento, i francesi dopo 15 anni ininterrotti di cali stanno aumentando. È una cosa folle, perché in realtà questi fondi servono per andare sui mercati a vendere il vino. Il vino si vende se c'è la persona dell'azienda, se sono io, se c'è lui, se ci sono gli addetti di tutte queste aziende, vanno in giro e materialmente vanno sui mercati, vanno presso i clienti e vendono il vino. Se non lo possiamo fare, la vendita cala. Il problema è che questi fondi, queste manifestazioni erano tutte prenotate e chiaramente noi gli addetti delle aziende e dei consorzi andavano alle manifestazioni, dopodiché andavano in giro per clienti a vendere, a fare il loro lavoro. Bene, chiaramente in assenza dei finanziamenti, mese dopo mese passerà, non passa, la legge non arriva. E a quel punto siamo rimasti bloccati. Gli eventi programmati sono saltati, i viaggi sono saltati e l'attività promozionale del vino, certo le aziende hanno continuato ad andare in giro privatamente per conto proprio, però la partecipazione collettiva che richiama gente, che richiama tutto il pubblico dei clienti, non c'è stata. È stata sostituita da un po' di aziende private, tante magari, che sono andate in giro con i loro fondi, ma non è la stessa cosa. E si è visto immediatamente, ed è solo un esempio. In tutto questo si diceva, rispetto alla Francia, che ha una potenza diversa a livello anche di vendita del vino, e ne ha dato prova, le camere di commercio che ruolo svolgono? Ma ripeto, scusami Raffaele, io non mi occupo così a fondo per quanto riguarda il discorso dell'aspetto commerciale, quindi penso che Stefano forse può esprimersi meglio di me. Scusate. No, qui è, diciamo, non è non tanto le camere di commercio quanto l'intero apparato dello Stato, diciamo che il supporto pubblico per l'esportazione del vino italiano non è certo a livello di quello francese, ma nessuno al mondo è a livello di quello francese, parliamoci chiari, loro sono i maestri, però noi abbiamo uno straordinario gruppo enorme di aziende private che fa benissimo,
e che opera benissimo in giro per il mondo. Saltuariamente siamo supportati da questo, da quello, da quell'apparato dello Stato, da quell'altro. A volte c'è un periodo in cui l'ICE di un particolare territorio funziona, a volte una Camera di Commercio fa qualcosa, a volte una Regione, a volte il Ministero. Non c'è una grande continuità di politica, i finanziamenti arrivano a singhiozzo, spesso arrivano tardi, a volte arrivano mentre gli altri hanno una continuità e contano su tempi precisi e durate precise dei finanziamenti, a noi magari il bando rimane in sospeso per mesi, poi viene approvato e poi rimangono poche settimane, pochi mesi per realizzarlo, e questo è effettivamente difficile. È difficile. E la realizzazione di questi bandi viene lasciata in mano agli imprenditori? Ma diciamo ce n'è tantissimo, ci sono tantissime forme, sono diverse. Diciamo, nel caso dell'OCM c'è una normativa della Comunità Europea che deve passare dal Ministero, è rimasta bloccata al Ministero per tantissimo tempo. Poi arriva la Regione che emette un bando, la Regione emette un bando, stabilisce i criteri, in base a questi criteri vengono fatta una graduatoria e vengono finanziati degli eventi. Chiaramente un conto è se il bando è emesso a gennaio e un conto è se il bando è emesso a novembre, tanto comunque la validità sarà comunque nel corso dell'anno, per cui manca il tempo. Finisce. E quindi si perdono questi finanziamenti europei? No, perché poi vengono comunque usati. Si cerca, perché poi noi siamo italiani e abbiamo fantasia, riusciamo in qualche modo a supplire e riusciamo a utilizzare questi finanziamenti europei. La finanza creativa, la famosa finanza creativa. No, non è creativa, magari facciamo un numero di eventi concentrato in un breve periodo e comunque fanno un effetto, fanno un vantaggio, sono reali, sono veri, non è fantasia. Però un conto è una cosa ben distribuita su un anno e un conto è qualcosa di concentrato, fatto all'ultimo momento, è tutto diverso, insomma non è un lavoro fatto bene, non è fatto bene come si potrebbe. Vediamo cosa ne pensa del vino e della burocrazia Gregorio Galli, un rappresentante regionale dei viticoltori indipendenti che ha delle bellissime tenute tra San Rocco a Pilli e Sarteano. Sentiamolo. La questione degli adempimenti burocratici non è banalmente quella di rispondere a delle domande, di compilare dei moduli una volta l'anno, ma è un lavoro quotidiano che porta l'imprenditore agricolo, l'agricoltore, il contadino, come lo volete chiamare, a doversi dedicare a questo forse più che ad altre cose che sarebbero più utili per l'impresa e quindi per i dipendenti e per tutti quelli che dipendono da un'impresa agricola. Io dico sempre che per ogni stipendio che pago mantengo una famiglia, è così, quindi il nostro dovere principale è quello rispetto all'azienda e rispetto ai nostri dipendenti. Il fatto che dobbiamo trasformarci in dei subburocrati, in delle persone che devono usare il loro tempo per trasformare delle informazioni inutili in altre informazioni inutili che nessuno serviranno, è un peso non da poco. Gli adempimenti concreti a cui ci troviamo di fronte sono tutti quelli relativi al lavoro, che sono moltissimi, sui quali naturalmente quasi tutti si fanno affiancare dai sindacati o dai tecnici. Poi c'è tutta la burocrazia legata alle tasse, a quello che è un marasma infinito di gabelle, gabelline, che anche se oltre al costo economico, anche solo tenerci dietro, o uno spende di commercialista delle cifre incredibili oppure deve avere un'amministrazione in azienda. Poi chi produce vino è obbligato a tenere dei registri che recentemente ci sono state varie polemiche. La polemica è stata proprio su questo, no? Sull'informatizzazione dei registri. Già si era partiti col registro dell'olio d'oliva, che già da un paio d'anni è diventato obbligatorio. Quest'anno a giugno siamo partiti con il registro del vino, cosiddetto SIAN, che poi è questa struttura informatica del Ministero, che come dire si è
rivelato a noi tutta la sua meravigliosa imperfezione, nella sua farraginosità, la sua difficoltà di interpretazione, per cui anche chi preda assistenza agli utenti. Una signora del, che non so di quale CQRF, che mi rispose al telefono su una domanda abbastanza banale, mi disse: sì, è come la battaglia navale, neanche noi capiamo come mai certe cose si devono fare in un certo modo, perché il sistema è stato fatto da qualcuno che probabilmente non si è posto il problema, non ha compreso a chi era rivolto questo, sì, o qualcuno sostiene anche che è stato fatto tenendo d'occhio il fatto che poi ci sarebbero voluti dei software che ci aiutassero a gestire questo software. È una cosa a cui in Italia siamo abituati, che diamo per scontata, per cui per pagare le tasse io devo pagare un tizio molti soldi, perché sono talmente incomprensibili gli adempimenti che devo assolvere per poter poi pagare le tasse, che ho bisogno di un taumaturgo che mi risolva i miei dubbi amletici su delle cose oggettivamente fatte, sembra a sommo studio, per essere incomprensibili. Poi l'altra questione con cui ci confrontiamo sempre come impresa è il costante cambiamento delle carte, delle regole del gioco. Ogni anno le tasse cambiano nome, gli adempimenti cambiano periodo, quello di cui ci avvaliamo, cioè quello che ci porta a risorse economiche, cioè i raccolti e la PAC, di cui magari poi parleremo, che è una parte importante della burocrazia in ambito agricolo, sono imprevedibili, perché non siamo solo esposti all'imprevedibilità del cielo, che come quest'anno ci distrugge tutto quello che abbiamo seminato e annulla un anno di lavoro senza che ci si possa fare nulla, ma anche l'imprevedibilità della macchina pubblica italiana, per cui in modo completamente erratico ci dicono: quest'anno paghi l'IMU sui terreni, quest'anno non la paghi più perché era una cosa ingiusta. Nel frattempo, poi lo stesso governo che cambia idea, tra virgolette, dalla mattina alla sera, e ci troviamo di fronte a una situazione di totale incapacità di prevedere cosa succederà domani e se saremo in grado di pagare gli stipendi. Poi noi abbiamo, la pressione sono le spese, gli stipendi, il credito e le tasse. Qualcuno paga le tasse e non paga gli stipendi, qualcun altro non paga le tasse e paga gli stipendi. Ma in tutta questa burocrazia la qualità del prodotto viene modificato, nel senso, questa burocrazia aiuta a migliorare la qualità del prodotto, questo la garantisce o no? È il problema principale. Il problema principale è che tutto ciò non porta a nulla. Non porta a nulla perché non siamo più competitivi a livello internazionale, perché altri paesi sono dotati di un sistema burocratico, anch'essi, efficiente, cioè che li porta a essere competitivi a livello internazionale. Si parla spesso della Francia, del sistema delle camere di commercio. Il sistema italiano è ispirato a quello francese, ma le camere di commercio francesi sono delle macchine da guerra che portano l'imprenditore all'estero, che lo rappresentano, che combattono per lui, che danno anche fanno anche una politica di regolazione dei prezzi che qui non esiste, per cui qui siamo totalmente in balia delle borse merci. Per esempio, si parla della borsa merci unica adesso in Italia, non so se sarà un bene o un male. Noi qui in Toscana sul cerealicolo siamo sotto la borsa di Bologna attualmente, e lì si decidono le cose in modo del tutto scevro da qualsiasi contrattazione. Quindi l'agricoltore italiano, toscano, si trova a competere col prodotto appena sbarcato, arrivato dal Canada, in modo così totalmente ingiusto. Per di più poi ci sono chi vende sotto costo. La vendita sotto costo in Francia è regolamentata, e si riuniscono in un certo distretto, la Camera di Commercio dice: vabbè, meno di questo non si fa. Qui da noi
si trovano dei prodotti che dovrebbero essere di eccellenza a dei prezzi da prodotto industriale, Chianti classico al discount. Questo è un segno di malattia di un sistema, non è il fatto che tanto se ne produce così tanto che lo possiamo dare via col... Quindi per assurdo, ascoltandoti, ma non so se ho afferrato, l'eccesso di burocrazia a un certo punto crea anche delle discrepanze per cui il controllo poi non è ben definito, per cui c'è una zona franca in cui succede di tutto il contrario di tutto. Diciamo che tutti questi adempimenti burocratici, quelli relativi ai prodotti, sono legati all'idea che si controlli, si tenga sotto controllo la possibilità di fare delle frodi alimentari, fondamentalmente, cioè quindi cose come si ricordano... Vino al metanolo. Appunto, si ricordano le persone oltre una certa età, il vino al metanolo, si moriva... Poi noi abbiamo avuto il Brunello al Merlot, che non si muore, però si fa brutta figura. tutto questo non evita le frodi, perché sappiamo benissimo che cosa troviamo negli scaffali dei supermercati, che qualità di oli extravergini troviamo, che qualità di Chianti di OCG o Chianti classico di OCG troviamo nei discount. No, non è vero niente. Tutto questo, come dire, opprime il sistema produttivo e non fa niente per proteggere il consumatore, perché anche gli organi di controllo sono vittime di loro stessi, si fagocitano da soli, creando tutti questi adempimenti per noi. A fronte di questo ci sono tanti adempimenti per i controllori, per quanto in Italia gli organi di controllo siano una miriade, comunque poi le persone sono alla fine poche per grandi territori, siccome devono controllare ogni sciocchezza. Mi veniva detto qualche tempo fa proprio da un ispettore dell'USL che loro ormai devono fare talmente tanti tipi di controlli, soprattutto sul formali, che l'efficacia di questi controlli è dubbia. Le certificazioni dei prodotti biologici, per esempio, no? Noi piccoli produttori biologici siamo molto attenti e impauriti dalle società di certificazione biologica. Quando arrivano è sempre un momento un po' di tensione. Sì, come mai allora si può poi dare il fatto che viene fatta la pasta con grani contaminati, che arriva dal grano biologico turco? Vuol dire che questi controlli, mentre si sono forti con i deboli, con i forti forse non sono così forti. Abbiamo sentito e abbiamo parlato di burocrazia, adesso parliamo di norme che sembra che si susseguono, ma che in realtà alla fine non funzionano proprio come dovrebbero, e quindi parliamo di ungulati. Un problema che è stato sollevato e che si solleva periodicamente senza riuscire, nonostante in regione ci siano dibattiti, ci siano norme che vengono via via modificate, aggiustate, strutturate, alla fine il problema non si risolve. Quest'anno c'è stato un problema davvero grosso in questo senso. Il danno da ungulati, Massimiliano, è stato notevole. Notevole, sì. Diciamo una tragedia, io la vorrei definire così, perché noi coltiviamo tutto l'anno il vigneto con dedizione, con mille, come dicevo prima, con mille complicanze che sono derivate sicuramente dalle condizioni meteo ultimamente, ma se ci mettiamo anche la distruzione, la devastazione portata dagli ungulati, veramente è deprimente. Fare l'agricoltore, nel caso nostro fare i viticoltori, è diventato veramente deprimente, perché considera che la nostra azienda Castello di Broglio è circondata da boschi, abbiamo un'estensione importante di 1200 ettari di proprietà con 230 ettari di vigna, e siamo continuamente visitati da caprioli e cinghiali, ultimamente daini, e stanno arrivando anche cervi, tanto per non farci mancare niente.
La regione, come dicevi, sta cercando di trovare una soluzione, ma in realtà la soluzione non viene mai trovata, nel senso che la gestione per quanto riguarda l'abbattimento e la caccia di questi animali, sia gli ungulati ma soprattutto i cervidi, quindi il capriolo, non sono regolamentate come dovrebbero essere regolamentate. Considera che mentre il cinghiale fa un danno elevato sulla frutta, quindi sul grappolo nel caso della vite, il capriolo inizia a fare un danno dal germogliamento, quindi diciamo in primavera, per terminare il suo lavoro devastante fino alla raccolta, quindi fino a ottobre, continuamente. E questo animale, che non è stato gestito in passato, quindi non era quasi un animale protetto, si è propagato, si è moltiplicato e ovviamente è un animale che ha bisogno di mangiare e va, oltre che a brucare i boschi tagliati, perché ora noi parliamo della viticoltura, ma il danno non è relativo solo alla viticoltura. I boschi che ultimamente abbiamo ripreso a tagliare, ed è una cosa positiva per rinnovare il bosco, eccetera, quindi il taglio ceduo, non riescono più a ricacciare perché i germogli vengono mangiati da caprioli. Poi i caprioli si muovono in vigna e io ho dei vigneti che non riesco a portare in produzione perché tutti gli anni vengono brucati, quindi diciamo potati, cimati dai caprioli. Ad oggi non c'è una soluzione, perché quello che la regione oggi ci sta proponendo sono delle cacciate, delle finestre per cacciare questi animali in periodi precisi dell'anno, se non ricordo male dal 15 febbraio al 15 marzo e poi dal 15 agosto al 15 settembre. Allora, fra l'altro la legge quadro dice che, il regolamento dice che in queste finestre possiamo ammazzare o comunque abbattere solo determinati tipi di animali, nel senso il capriolo, la femmina adulta, il piccolo, poi il maschio. Allora, il capriolo è un animale che è molto, come si dice, molto pauroso, okay? Quindi non si fa avvicinare. È quasi impossibile riconoscere a distanze importanti se è un maschio, se è una femmina, se è un piccolo, se è un adulto. E poi la caccia viene terminata il 15 di marzo, quando veramente gli animali iniziano a creare problemi nel vigneto, fino al 15 di agosto. Quindi non è una soluzione. Mi viene da domandare, scusami. Tu stai spiegando tecnicamente che anche i periodi scelti non sono quelli adatti. Non sono quelli adatti. Non c'è mai stato un tavolo di concertazione anche con gli imprenditori su questo tema? La regione legifera senza ascoltare quelli che potrebbero essere gli attori principali di questa vicenda? Diciamo che ci interpellano. Io ho partecipato a diversi incontri, come del resto la maggior parte degli agricoltori. Il problema è che la regolamentazione non viene da parte della regione toscana, ma parte da un ente che si chiama ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, che ha sede a Bologna, se non sbaglio, e da lì loro legiferano e decidono i termini della caccia. Mentre sul cinghiale, ad esempio, è stata fatta una politica abbastanza positiva, perché comunque con i vari sistemi di selezione della caccia si può cacciare praticamente tutto l'anno, ovviamente con cacciatori selezionati, diciamo, certo, istruiti, ed è giusto che sia, certo, così. Sul capriolo questo non sta avvenendo e non riesco, io personalmente non riesco a capire perché. D'altronde, se facciamo un'attività imprenditoriale, nel caso nostro la viticoltura, dobbiamo fare in modo che questi animali ci siano, perché nessuno vuole togliere la presenza del capriolo e del cinghiale nei nostri territori, ma devono raggiungere un numero sostenibile. Oggi non lo è, oggi è veramente la disperazione totale. Mi è stato anche segnalato, vorrei sapere da voi, vorrei avere conferma, mi è stato segnalato che questo aumento incredibile di cinghiali soprattutto, anche di caprioli, daini, in qualche modo sta facendo scomparire animali più piccoli, tipo fagiani, lepri, comunque altro tipo di fauna, certo, che era presente in Toscana anche in un buon numero, insomma. Beh sì, indubbiamente, il cinghiale è un omnivoro, mangia tutto.
E c'è un problema proprio di cinghiale, mangia le covate delle lepri, distrugge le covate dei fagiani, dove può. Cioè il cinghiale, come tutte le specie, quando è nel suo numero giusto, è compatibile con l'ambiente e permette la sopravvivenza di tutti. Quando dilaga oltre il suo numero corretto, quando si comincia ad avere un numero pazzesco come oggi, cioè oggi abbiamo oltre 500.000 di ungulati in Toscana, quando ce n'erano storicamente 100-150.000. Questo che vuol dire? Vuol dire che occupano gli spazi e le fonti di approvvigionamento di tutti gli altri. Vuol dire praticamente che, dato che sono animali, sono animali a sangue caldo, sono animali intelligenti, animali che imparano. Quando loro hanno imparato che nelle aree protette, nelle oasi, che sono le zone di particolare valore ecologico e per questo sono oasi, lì non vengono cacciati, ovviamente vanno lì, si accumulano lì durante la giornata e le devastano, perché sanno che lì non verranno cacciati. Nel periodo della caccia, se noi cacciamo in tutto il territorio meno che nelle oasi, loro vanno nelle oasi, è naturale, e quando arrivano là devastano tutto. Quando c'è una, come giustamente detto, quando c'è il taglio del bosco, che è una salute per la natura, perché il bosco nuovo crea ossigeno, la fonte dell'ossigeno non è il bosco vecchio. Infatti, se voi entrate in un bosco fitto, voi sentite come una sensazione di leggera oppressione, perché non c'è una grande, c'è consumo di ossigeno, non c'è produzione di ossigeno. Il bosco nuovo, tutte le buttate, sono grandi produttori di ossigeno, sono depuratori dell'ambiente. Il problema è che sono anche fonte di verdura dolce. Le buttate sono l'insalatina morbida che ci piace tanto mangiare a noi, ma che piace tanto anche ad ai caprioli e ai cinghiali. E per loro è come andare al supermercato. Loro si trovano un negozio della frutta e verdura sotto casa, vanno lì e se la mangiano tutta. E questo vuol dire che un bosco tagliato, che normalmente si rigenera in pochi anni, crea le buttate e cresce, viene azzerato e tenuto basso artificialmente per lungo periodo. Questo crea problemi di ogni genere, crea problemi di erosione, crea problemi di impossibilità di sostituzione dell'ambiente, e tutto quello che sarebbe un potenziale, una zona in cui si sviluppa ogni genere di fauna, non ospita più tutto, ospita un'enorme quantità di un tipo di fauna e tutto il resto se ne va. E con buona pace degli ambientalisti o degli animalisti, ma che di solito c'è un grande di non abbattere, esatto, gli animali. C'è una enorme differenza fra amante dell'ambiente e adoratore di una natura astratta. L'amante dell'ambiente dovrebbe volere un equilibrio ecosostenibile per tutti. L'adoratore di un concetto astratto di natura vuole salvare ogni cosa purché non sia l'uomo. E questa è un'impostazione che mi lascia un attimino a disagio. In difficoltà. E quindi una soluzione si potrà trovare relativamente a questa cosa? So che avete degli incontri fissati, dei convegni. Sì, è una soluzione, però è un palliativo, perché comunque la soluzione è diminuire, come diceva Stefano, diminuire il numero di questi animali, la presenza di questi animali, riportarli a un numero, diciamo, ripeto, sostenibile, per poter poi praticare agricoltura nel caso nostro. Il problema è anche un altro, purtroppo io qui lo dico, la gestione anche della caccia da parte dei cacciatori. I cacciatori hanno tutto l'interesse, soprattutto le squadre di cinghialai, ad avere un importante numero di animali da poter poi cacciare nel periodo della caccia, che, se non sbaglio, è dal 1° di novembre alla fine dell'anno. E quindi spesso vengono pasturati questi animali. Io nei boschi circostanti l'azienda ho trovato tonnellate di pane, ho trovato dei distributori di mangime. Quindi questi animali, ovviamente, potendo mangiare tutto l'anno e ingrassare, poi hanno anche più capacità di proliferare, di riprodursi, e quindi i numeri aumentano. Questi cinghiali stanno, se parliamo di cinghiali, stanno nei boschi, di notte si muovono, attraversano la provinciale che porta da Gaiola a Castelnuovo Bernardenga, entrano nei nostri vigneti, perché ovviamente non sono animali a sangue caldo, intelligenti, sentono che c'è dell'uva dolce e buona e succosa, e se la vengono a pappare, a mangiare tutta la notte, per poi ritornare nelle oasi che diceva Stefano, e queste oasi dove vengono poi cacciate dalle squadre. Quindi
Il fatto che non sia ancora stato gestito questo problema è secondo me clamoroso. Quindi questo è un grosso problema. La soluzione, ripeto, è regolamentare la caccia in modo che questi animali possano essere abbattuti per raggiungere un numero sostenibile. Ripeto, nessuno vuole eradicare il capriolo piuttosto che il cinghiale. Quindi cosa facciamo in questo momento? Come ci difendiamo? Cerchiamo di effettuare le cacciate dove è possibile, perché io gestisco, nel senso, nell'azienda abbiamo una riserva faunistica venatoria dove possiamo, con i cacciatori utilizzati, cacciare il cinghiale tutto l'anno. Al di fuori della riserva faunistica, per richiedere un abbattimento devo fare una domanda alla provincia, all'ATC, alla regione in questo momento, e purtroppo si ritorna a parlare della burocrazia, i tempi, perché dal momento in cui io faccio la richiesta, al momento in cui loro vengono a verificare o mi mandano il cacciatore utilizzato all'abbattimento, passano giorni, e quindi in questi giorni il cinghiale continua a fare il suo danno e continua a mangiare. Come ci difendiamo? Ci difendiamo con delle forme di difesa veramente abbastanza ridicole, nel senso che fino a pochi anni fa mettevamo semplicemente un filo elettrico, il filo elettrico che non è ovviamente sufficiente. Poi abbiamo iniziato a alzare reti, che inizialmente erano reti di un metro, alte un metro, oggi per difenderci dal capriolo deve diventare una rete da 2 metri, e quindi ci stiamo autodistruggendo un paesaggio, un ambiente fantastico come è il nostro territorio. Sì, perché poi visivamente diventa una cosa un po'... Visivamente, non permette più agli amanti della natura di fare trekking piuttosto che andare a passeggio a cavallo, perché si trovano continuamente queste recinzioni davanti. È veramente uno spregio che stiamo facendo alla natura. Quello che stiamo cercando di fare invece noi, in attesa che questi animali diminuiscano grazie a interventi più massicci da parte della regione, è quello di provare a utilizzare l'ultrasuono. Noi abbiamo testato negli ultimi anni questa tecnologia, quindi degli strumenti che emettono un ultrasuono con una banda che non è percepibile ovviamente dall'uomo, ma che all'animale arriva molto forte, e abbiamo visto che questo strumento può dare una mano. Certo, ripeto, non è una soluzione. Io vorrei dire che lo paragono a quello che è l'effetto di una recinzione, perché anche una recinzione può essere sfondata dall'animale, il cinghiale riesce di solito a scavare la rete, perché anche se la mettiamo sottoterra il cinghiale è veramente un carro armato e riesce a sfondare, il capriolo in certi punti, o il daino meglio ancora, riesce a saltare. In più la rete, come si diceva, è brutta da vedere, necessita manutenzione, perché comunque ogni anno dobbiamo andare a tagliare l'erba che monta sopra la rete. I dissuasori non hanno questa necessità, riescono a parare abbastanza bene e non sono impattanti per l'ambiente. Considera che poi la rete, oltre che alla burocrazia, perché non è che uno di sua spontanea volontà decide e mette la rete, se uno vuole fare le cose in regola dovrebbe chiedere un'autorizzazione, che nel caso del comune di Gaiole ha fatto proprio l'ultimo regolamento dove prevede la possibilità di mettere la rete, però intorno alle nostre zone ci sono zone a vincolo paesaggistico, quindi non si possono mettere le reti, ci sono le strade, una distanza minima di 3 metri dalla strada, quindi vuol dire, come faccio? Se ho già un vigneto, metto una rete a 3 metri dal bordo strada, vuol dire non avere più possibilità di girare e comunque gestire il vigneto. Se abbiamo un vigneto che costeggia un corso d'acqua, 10 metri dal corso d'acqua, quindi è praticamente impossibile mettere in pratica anche le recinzioni. Noi stiamo provando a usare questa tecnologia. Le norme non scendono nella realtà e non si non riescono a guardare le cose per quella che è la situazione. E la cosa che è veramente assurda è che per difendersi da un problema che non dipende da noi, ci stiamo rimettendo noi. Gli animali, non è colpa nostra, cioè, se ci sono i cinghiali caprioli, e ne paghiamo noi le conseguenze con i danni e con le spese nella messa in opera delle reti, nella messa in opera di queste recinzioni a filo elettrico, nelle spese che dobbiamo sostenere per autodifenderci. Ma se un capriolo fa danni si possono chiedere
il risarcimento? Teoricamente sì. Teoricamente, sì. Anche teoricamente sì. Oh. Molto teoricamente, perché poi i soldi non andiamo ci sono. Sulle cose che esatto. funzionano. Diciamo una cosa, un danno crea un danno che dà diritto a un risarcimento. Sì. Darebbe diritto a un risarcimento se esistessero i fondi a cui attingere per pagare il risarcimento. Il problema è che i fondi non ci sono. È tutto, e quindi uno fa la denuncia, viene fatto l'accertamento dopo un certo numero di giorni, nel frattempo sta fermo e poi può sperare, se gli va bene, forse in qualche raro caso, finché non finiscono i fondi, i primi che chiedono qualcosa hanno, ma quasi nulla. Ma diciamo una cosa, parliamoci chiari, il problema è questo, è un problema di esigenze legittime, perché è legittimo che l'animale voglia vivere. È legittimo che chi ama gli animali voglia che gli animali vivano. È legittimo per il produttore lavorare e aspettarsi un guadagno dal suo prodotto. È legittimo che il lavoro di un anno non venga devastato in una nottata dal cinghiale. È anche legittimo che chi viaggia su una strada provinciale non si trovi di fronte al cinghiale la notte e ci vada a sbattere, perché i cinghiali sono la prima causa di incidenti in provincia di Siena. È legittimo che chi va sulla Siena-Firenze non trovi il branco di cinghiali che entra dentro e le macchine lo trovano, vanno fuori strada e si ammazzano. Ci sono tante legittimità. È legittimo che il bosco ricresca, è legittimo che le osi non vengano devastate. Tutti gli interessi legittimi bisogna che trovino una... È anche legittimo che chi vuole passeggiare nella campagna toscana non si trovi di fronte a un reticolato tipo la Prima Guerra Mondiale che blocca tutto, che oltre ad essere brutto è assurdo. Bisogna trovare una compenetrazione tra interessi legittimi. Io capisco, mettiamo i cacciatori che vogliono cacciare, loro devono capire le esigenze dei viticoltori, non siamo nemici, siamo tutti alleati in un'unica cosa, bisogna cominciare a vedere la natura, l'ambiente, il territorio, la produzione, non come enti isolati in conflitto fra di loro, ma come entità legittime i cui diritti devono venire messi insieme e trovare una soddisfazione che vada bene per tutti, perché è chiaro che se i raccolti, cioè guardi, in Italia, in Toscana ormai quasi non si produce più Gran Turco, che tanto lo mangiano i cinghiali, non c'è più. La vigna in certe zone vicino ai boschi o ha un reticolato tipo Verdun 1917 oppure non si può più fare. I famosi dissuasori con gli ultrasuoni, sì, sono un palliativo, ma poi quando hanno una fame come quest'anno, che muoiono di fame, passano. Il recinto di 2 metri, guardi, io ce l'ho il recinto di 2 metri. Quest'anno sa che è successo? Non lo sa, mai vista. Si sono ammontinati a branchi addosso al recinto finché il recinto non è caduto. Per cui il recinto era una dissuasione, come lo erano i fili elettrificati. Poi sono animali intelligenti, imparano, la notizia si... Una volta provato, trasporta la loro esperienza in altri branchi, per cui il filo elettrico non basta più. Poi non è bastato il recinto di 1 metro, non basta il recinto di 2 metri, noi potremmo fare il recinto ancora più forte, lo sfonderanno e poi impareranno e continueranno. Cioè qui non c'è modo. L'unica soluzione è che la legge fatta dall'assessore Remaschi, che è una legge che può avere dei limiti, ma è comunque molto meglio di ciò che c'era prima, venga realmente applicata. Purtroppo questa legge, oggi come oggi, viene sabotata da mille piccoli interventi, manca una firma del funzionario che non si sa chi è per un abbattimento, o la pratica gli arriva sulla scrivania e viene chissà perché dimenticata, o quelli che devono fare l'abbattimento magari non lo fanno, o lo fanno un pochino troppo tardi. Mille inceppamenti, mille granelli di sabbia che fermano la norma di per sé. Potrebbe andare, deve essere applicata. Deve essere applicata. Noi dobbiamo arrivare a una cosa, a un concetto sano, non conflittuale, a un concetto di, a un certo punto, viviamo tutti in questo ambiente, non pensiamo che l'agricoltore sia un sanguinario assassino che vuole foderare la casa di zanne di cinghiale, demenziale una cosa del genere, non ha un senso. Noi vogliamo soltanto una cosa, vogliamo un ambiente in cui si possa vivere. Guardi, io
che amo camminare, io mi faccio delle io faccio una decina di chilometri tutti i giorni, amo passeggiare nella campagna. Quest'anno per la prima volta in vita mia, passando sul bordo di certi fossi di giorno, ho avuto paura che c'era con la siccità un tale fitto di bestie assetate che cercavano quei pochissimi spazi d'acqua che c'erano, che mi sono sentito impaurito, fisicamente impaurito dal rumore di giorno, mai sentito rumore di cinghiali di giorno, non esiste, quest'anno c'era, quest'anno queste povere bestie erano talmente impazzite dalla siccità che erano in numeri enormi, concentrati in pochi spazi, e poi venivano la sera a mangiare l'uva, ma perché? Perché avevano sete, perché era una fonte di acqua, e questo è folle. Parlando di burocrazia, vogliamo parlare della burocrazia demenziale che c'è sui bacini, che oggi mi richiedono, è praticamente impossibile fare un bacino. Noi abbiamo problemi di erosione, abbiamo problemi di alluvioni. Beh, signori, se non ci fate, prima la Toscana era costellata, non c'era l'acqua potabile, non c'era il rubinetto dell'acqua. Ogni podere aveva 2, 3, 4, 5, 10 fontoni che accumulavano l'acqua piovana. Questo permetteva anche alla selvaggina di bere, a tutte le culture, agli orti, per lavare le piante, per bere la gente. Tutto ciò è stato abbandonato con l'acquedotto e non si può più, e oggi non si può più rifare. Sapete qual è il risultato? Che dove prima l'acqua si frenava e c'era molta meno erosione, oggi corre e ci porta via le vigne. Oggi corre e fa le alluvioni. Oggi corre e gli animali che bevevano quell'acqua oggi la vanno a cercare in quei pochi posti, si radunano e poi ci fanno del male. È ben strano però che un territorio, ora riflettendo mentre ti sentivo parlare, un territorio che è famosissimo nel mondo per la sua bellezza, che è derivata sì da quello che è le colline, ma soprattutto dalla mano dell'uomo, che ha saputo in qualche modo modificarla e strutturarla in modo tale da renderla così affascinante, non abbia conservato però questa tradizione di cura e questo amore particolare. Ce l'avrebbe. Se noi guardiamo l'amore con cui le case della campagna toscana vengono restaurate in questi ultimi decenni, la bellezza di questi territori, il recupero che stiamo facendo ovunque, se uno oggi va nel Chianti, in Val d'Orcia, vede dei paesaggi spettacolari, dove ancora 10 anni fa, e non parliamo di 20 anni fa, vedeva tanto abbandono, tante case crollavano, oggi vede i bordi i muretti a pietra rifatti, vede i bordi delle strade ben tenuti, vede amore. Però il problema della regimazione delle acque è totalmente abbandonato. Si pensa a mega interventi di bonifica, di cose, ma quel reticolo enorme che c'era di piccoli bacini aziendali, oggi se io voglio fare un bacino ci vuole una pratica di anni, non me lo fanno fare. Il risultato, io non ho l'acqua per l'irrigazione che nell'anno scorso sarebbe stata utilissima. C'è uno scorrere di acque, gli animali muoiono di sete, e c'è un danno complessivo per il territorio. Il problema è che si pensa tutto in chiave di complicazione, di inutile complicazione. Che certo, per carità, nessuno vuole fare un bacino che crolla e fa la diga del Vajont, ma nessuno lo farebbe. Una colmata, un buco, non fa danno a nessuno, la creazione di nuovi ambienti umidi non fa danno a nessuno. Questo è come il discorso degli ungulati. Una iperregolamentazione ha creato un eccesso. Se a un certo punto, entro certi limiti, fosse un po' deregolamentata la caccia agli ungulati e si permettesse un abbattimento a salvaguardia delle culture, la formula può essere infinita, probabilmente risolveremmo il problema. Noi vogliamo iperregolamentare tutto, creiamo enormemente, l'eccesso di legge uccide il rispetto della legge. Summum ius, summa iuria, dicevano i romani. E questa è una cosa che stiamo imparando a conoscere proprio anche con queste chiacchierate nella nostra trasmissione. Voglio mandare adesso una intervista che abbiamo fatto a una signora famosa del vino, di cui Stefano magari ha una conoscenza, che è Donatella Cinelli Colombini, perché lei in qualche modo ha creato insieme ad altri pochi, già nel 1993, l'enoturismo. Adesso proprio questo
sistema è andato in Europa, è arrivato in Europa. Perché? Perché in tutte le nazioni si parla di eccesso di burocrazia, di trafile troppo lunghe, di tassazioni diverse da nazione a nazione, si intende regolamentare. Ne abbiamo parlato con lei. I problemi sono soprattutto due. Il primo è di tipo quantitativo, cioè il numero di ore dedicate alle procedure amministrative, che sono complesse, variano spesso, per cui richiedono un continuo intervento di aggiornamento presso le associazioni di categoria, verso i consulenti. E l'altro problema è invece legato ai tempi, cioè non è possibile che per avere l'autorizzazione a un edificio nuovo ci impieghi anni di pratiche, di spese, di consulenti. Questo fa sì che l'imprenditore è dissuaso a investire in Italia. Ecco. Certo, ho capito. Ci sono delle azioni che gli imprenditori possono magari tutti insieme avanzare per cercare di superare questa impasse? Ma io non lo so. Il problema più grave nasce quando i nostri amministratori, cioè coloro che siedono nel Parlamento oppure nel Parlamento anche regionale, fanno una cosiddetta legge di semplificazione. Lì avvengono delle, come posso dire, delle complicazioni da un punto di vista amministrativo gigantesche, per cui le cose si sommano alla normativa precedente e diventa un garbuglio senza via d'uscita. Per cui quello che possiamo chiedere a questo punto è solo una deregulation. Non cerchino di semplificare, perché la situazione si aggrava. Ecco, praticamente con la semplificazione peggiora anziché migliorare la situazione. Quello che è successo nei mesi scorsi con la dematerializzazione dei registri di cantina, che doveva diminuire la pratica burocratica portando tutto sul digitale, e doveva diminuire anche modernizzare tutto il settore, è stata una roba incredibile. Sì. Abbiamo seguito anche con particolare stupore tutto quello che è stato detto e che è successo relativamente proprio a questa questione. Perché voglio dire, io voglio sperare che adesso, con la nuova normativa sugli appalti pubblici, che non obbliga lo Stato, le regioni, gli enti pubblici a dare la commessa a chi offre di meno, quindi alla società che forse è anche meno attrezzata per progetti di grande entità, ecco, si migliori un po' la situazione, perché finora l'impressione è che certe iniziative andavano a finire nelle mani di persone o di studi tecnici, di società di consulenza che non erano in grado di affrontare delle problematiche così complesse, perché non si capisce come non si riesce a far funzionare un sistema di registrazione dei dati mentre tutto il sistema del trasporto aereo del mondo funziona. È una cosa ben strana, sì. Ma poi mi spiegavano che ci sono software che magari le aziende hanno comprato e che non funzionavano bene, per cui era necessario mettere un altro software per poter utilizzare quello originario, cioè un lavoro abnorme. Quello è successo a tutti, abbiamo dovuto andare da società di consulenza, investire nei sistemi elettronici per poter dialogare con Roma. Ma la cosa grave è che i codici sono stati cambiati più volte, i sistemi non sono intuitivi, perché sono fatti da una società che probabilmente non è all'altezza per fare delle cose di questa complessità,
per cui ha fatto delle cose che non sono intuitive, hanno richiesto ore e ore e ore di formazione. Poi sono spesso i dati, quando arrivano a Roma, danno un segnale di errore, anche quando sono esatti. Ma siamo arrivati al punto che in un primo momento anche gli organi dello Stato rivolevano il cartaceo. Sì, sì, ho seguito. Quindi, non si fidano nemmeno loro dei dati immagazzinati da questo SIAM, ma cioè cose di questo genere fanno sembrare l'Italia, il Congo, il, non lo so io, il Benin, qualche posto africano molto in difficoltà. Certo. Cioè, non è possibile, non è possibile. Volevo parlare adesso con lei di una notizia estremamente recente, relativa all'enoturismo. Io so che lei è stata tra i promotori della cultura dell'enoturismo fin dal 1993, se non erro, mi corregga se sbaglio. Ecco, adesso l'enoturismo approda in Parlamento nella speranza di realizzare una normativa ad hoc. Anche qui burocrazia, regole fiscali e legislative non combaciano a livello dei vari paesi europei, creando non pochi problemi invece ad una forma di turismo che sembra essere invece molto gradita alle persone. Lei come la vede questa cosa, già che l'ha in qualche modo creata insieme a qualche altro lungimirante imprenditore del vino? Dunque, siamo a buon punto, ci sono degli intoppi tecnici, nel senso che il Ministero ha interpretato in modo non corretto l'unica indagine fatta in modo approfondito, che è l'osservatorio del turismo del vino fatta dall'Università di Salerno dal professor Festa, e quindi il professor Festa è intervenuto di nuovo spiegando i dati che lui ha ha dato e che invece avevano portato il Ministero, soprattutto per quanto riguarda i prelievi fiscali, a, diciamo così, a dare un parere negativo sulla legge, ecco, come se come dire, desse dei minori vantaggi fiscali allo Stato, cosa che aveva un po' bloccato l'iter della legge. Adesso questo problema sembra risolto. In realtà la Toscana è quella che beneficerà forse di meno dei vantaggi di questa legge, perché la Toscana è già molto avanti, per cui le aziende agricole con la normativa agrituristica possono svolgere tutte le attività di incoming in cantina: visite guidate a pagamento, degustazioni guidate, altre attività accessorie. Altre regioni purtroppo non sono in questa situazione, soprattutto la Lombardia e il Veneto. Cosa succede però? Che nella normativa attuale la scommessa è quella di bloccare la norma uguale per tutta Italia, come viene da Roma, perché se le regioni Lombardia, Piemonte ci rimettono le mani, sono in grado di come dire, rimanere nella situazione attuale. Per cui l'auspicio di tutti è stato quello di dire: si fa questo sforzo normativo nazionale, manteniamo il comparto nazionale con una promozione nazionale. Perché ricordiamoci, purtroppo l'Italia è uno dei pochi paesi del mondo che non ha il Ministero del Turismo. E quindi, insomma, la speranza è che ci sia questa normativa, che sia una normativa che riunisca un po' tutta la nazione e che magari possa fare, se non ho capito male, anche da guida a livello europeo? No, nel senso che tutta questa materia su cui a livello europeo abbiamo cominciato a lavorare intorno al 95, quindi sono passati veramente tanti tanti anni, nel resto d'Europa, diciamo così, ha avuto un'armonizzazione nazionale abbastanza positiva. Rimangono dei nodi da sciogliere, cioè per esempio non esiste
un cartello stradale nel codice della strada che indichi cantina aperta al pubblico. C'è, che le posso dire, cascata, c'è albero monumentale, ma non c'è cantina aperta al pubblico. Ora, visto che in Italia sono più di 20.000, forse sarebbe il caso che su questo argomento ci fosse una riflessione seria a livello internazionale, perché questo sì è un problema sovranazionale, perché si sa bene che il codice della strada è uguale, certo, in tutto il mondo. I simboli devono essere unificati. Ecco, quindi avendoci delle norme, soprattutto in Francia, contro l'alcolismo, contro il tabagismo, dovrà essere armonizzato alle norme internazionali, ma per esempio mettere un grappolo d'uva o una botte, quello è legale anche in Francia, e un simbolo che dica cantina turistica ci vuole. Certo, certo. Va bene, io la ringrazio tanto per questo intervento, spero che ci sentiremo in altre circostanze, sempre relativamente alla promozione e all'attività delle aziende vinicole, perché sappiamo che sono una parte fondamentale dell'economia del territorio senese e quindi sicuramente un punto di riferimento, e quindi grazie ancora per l'intervento, alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. E rieccoci qui. Per l'appunto, il vino non è solo produzione, prodotti di grande qualità, di OCG importanti, il vino è anche turismo. E un episodio, una particolare questione mi ha colpito mentre chiacchieravamo qui con i nostri ospiti, Stefano. I cartelli che indicavano appunto le aziende vinicole, le aziende agricole che magari potevano accogliere ospiti o visitatori. Che cosa è successo in provincia di Siena? Una cosa particolare. È successo un episodio folle da manuale, ma che è tipicamente italiano. Non solo i cartelli delle aziende vinicole, ma ogni cartello che non sia geografico. È stata una battaglia di fede di un funzionario unico in tutta Italia, che in provincia di Siena si è piccato di applicare alla lettera la sua interpretazione della legge, in base alla quale nessun cartello, i cartelli delle aziende, i cartelli che indicano aziende di ogni tipo, non solo agricole, che siano a meno di 200 metri dai bivi, possono essere pericolosi per la guida. Naturalmente un cartello che sta a oltre 200 metri da un bivio non serve assolutamente a niente, però questo funzionario della provincia di Siena ne ha fatto una battaglia di vita e non c'è stato modo, li ha fatti rimuovere tutti. Risultato: in provincia di Siena, credo unica in Italia, probabilmente unica nel mondo, i cartelli sono stati rimossi, e uno che vuole andare all'azienda e o si affida a Google sperando che sia segnalata, oppure non ci arriva, perché tutti i cartelli si perde nei meandri delle strade bianche, e insomma, tipica follia italiana. E noi stiamo parlando di turismo e di enoturismo. Chiudiamo con i nostri ospiti chiedendogli come è andata quest'anno la raccolta dell'uva e come sarà il vino, perché anche su questo c'è stato un gran dibattere, c'è chi dice che è andato poco ma buono, c'è chi dice un disastro, non sappiamo dove mettere le mani. Come è andata? Avremo del buon vino quest'anno? Allora, la situazione è ovviamente è stata molto difficile e drammatica sotto l'aspetto soprattutto quantitativo. Penso che su questo aspetto siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda la qualità, è un po' a macchia di leopardo. Sicuramente alcune zone hanno sofferto molto più di altre, la siccità, per una questione anche proprio di suolo, di terreni che magari non erano in grado di trattenere quella poca umidità presente, e in altre zone dove poi alla fine siamo riusciti a produrre anche dei vini di ottima qualità. Se devo parlare nella fattispecie, noi abbiamo dei suoli abbastanza importanti in termini anche di struttura, sono terreni argillo calcarei, quindi con una percentuale di argilla abbastanza importante, che ha permesso alle piante di non andare in stress. Sto parlando di piante, quindi vigne abbastanza adulte. Sulle vigne giovani abbiamo avuto grossi problemi, le piante sono bloccate e non hanno
portata a termine la maturazione, e quindi in questo caso sì, grande danno anche qualitativo. Ma le piogge che abbiamo avuto a settembre, quei due weekend con delle bombe d'acqua anche abbastanza importanti, hanno risollevato un po' le sorti soprattutto del Sangiovese, che è il nostro vitigno per eccellenza. Quindi le ultime vendemmie che abbiamo fatto, sinceramente abbiamo portato del prodotto molto interessante in cantina. Ovviamente siamo alle svinature, stiamo finendo ora la fase, diciamo, fermentativa, la prima fase fermentativa, e poi c'è l'affinamento in legno che gestirà il finale, insomma, dell'affinamento del vino, e vedremo. Ma io mi ritengo abbastanza contento per della come sono andate le cose. Stefano, il Brunello? Ma direi, noi abbiamo la fortuna di avere quasi tutto Montalcino e Sangiovese. Quasi tutto Montalcino e Sangiovese, insomma, non è un caso se il Sangiovese è il vitigno più diffuso in Toscana. Assolutamente non è un caso, e il Sangiovese, come tutti gli autoctoni, si è dimostrato straordinariamente adatto a una stagione straordinaria, unica, diversa da tutte quelle che sono venute prima. I vitigni internazionali sono andati in stress molto di più, il Sangiovese è andato in stress, ovviamente ha sofferto, però poi con le piogge di settembre si è ripreso molto. Noi abbiamo, diciamo, c'è proprio una differenza, è tutto molto a macchia di leopardo, giustamente come stavo detto, ma è molto differenziato. Di certo si è persa una quota significativa del raccolto, probabilmente a seconda delle zone dal 20 al 60%. C'è dell'ottimo vino, c'è veramente di tutto quest'anno. Però c'è da dire una cosa: gli autoctoni si sono dimostrati assolutamente vincenti. Il Sangiovese soprattutto ha reagito enormemente meglio di qualunque uva internazionale, e si è dimostrato veramente la chiave della Toscana. Se potessimo avere una normativa che ci permette di aumentare la possibilità di irrigazione, probabilmente annate come queste non sarebbero assolutamente negative. Noi dobbiamo forse ripensare un po' la viticoltura alla luce di quello che sta accadendo, perché forse non so se stiamo andando verso un clima più arido, o comunque andiamo di certo verso un clima estremamente variabile, con eccessi enormi, eccessi di pioggia come nel 2014, eccessi di siccità come nel 2017, comunque un clima di eccessi. Se noi fossimo in grado di gestire la risorsa acqua meglio, con impianti di irrigazione diffusi, con bacini meteorici che riducono l'erosione, noi saremmo in grado di ammortizzare moltissimo i rischi di una stagione mutevole. Credo che dobbiamo ripensare l'intera viticoltura alla luce di quello che sta succedendo, e non è detto che sia per il peggio, perché non è affatto detto. Un'annata come questa, disponendo di abbondanti risorse d'acqua, poteva non essere assolutamente negativa. Ma se ti affidi alla norma, cominciamo a patire una leggerissima preoccupazione. Forse questa cosa dovrebbe partire più da voi, e poi magari invitare o invogliare i nostri rappresentanti istituzionali. Bene, noi speriamo di avervi dato un po' il quadro di quella che è la situazione dei nostri viticoltori, soprattutto di quelli in provincia di Siena, della burocrazia che in questo caso veramente potrebbe fare la differenza se fatta in un certo modo, e quindi in modo più ragionato. Speriamo di avervi anche sensibilizzato su un settore che è portante per l'economia della provincia di Siena, di grande valore, quindi da non dimenticare, soprattutto per questo lo dico per i nostri rappresentanti nei vari comuni, in provincia e in regione. La prossima puntata riguarderà e toccherà il settore scuola. Speriamo di rivederci venerdì.